La crisi ha cambiato il modo di fumare ma non ha ridotto il numero di fumatori in Italia. Nonostante le continue campagne antifumo, le persone non rinunciano alle sigarette. Tantissimi infatti coloro che non riescono a perdere questo dannato vizio. Anzi, il numero di consumatori di tabacco sembra essere in leggero aumento. Una crescita lenta ma costante. Ciò che cambia invece sono le modalità di consumo. Si evita di comprare il normale pacchetto di sigarette contenente immagini dall'impatto cruendo, preferendo il tabacco fatto a mano, ma non si smette di fumare. Un fenomeno questo molto diffuso tra la popolazione, soprattutto tra i giovani, tra i quali anche numerosi minorenni, ignari delle triste e irreversibili conseguenze che il fumo a lungo andare comporta. Basti pensare infatti che è tra le principali case di morte in Italia. E così si inizia a fumare per curiosità, magari vedendo gli altri farlo, e si finisce per esserne un vero e proprio dipendente. Si pensa infatti di riuscire a smettere quando lo si voglia, ma poi, sigaretta dopo sigaretta, ci si rende conto di come sia una dipendenza alla quale è difficile dire basta.